poco meno di 3 mesi dal voto ciò che i cittadini di Agrigento chiederebbero al nuovo sindaco. Sondaggio del videogiornale. Al prossimo sindaco chiediamo strade pulite, soprattutto maggior rispetto degli obblighi che abbiamo noi rispetto a sto Covid, perché vedo che c'è un pochino di rilassamento. Io parlo della via Crona dove abito io, c'è proprio un deposito di spazzatura, non so perché non mettono la telecamera per beccare a questi che buttano sempre indiscriminatamente divani, tutto quello che c'è e lo buttano là. Beh, innanzitutto la pulizia, questo è una cosa evidente che il cittadino vede continuamente in maniera quotidiana, quindi la pulizia delle strade. Poi l'altro problema è anche dei trasporti, il traffico urbano, sempre caotico, eccetera. Poi questo per quanto riguarda piccoli problemi, eccetera. Poi c'è un problema di carattere generale, strutturale, che riguarda lo sviluppo della città. Sviluppo della città da un punto di vista, diciamo, oltre che turistico, ma anche altre cose che non si vede in orizzonte. Alla prossima amministrazione comunale chiederei anzitutto di gestire in maniera più seria e concreta la raccolta differenziata, perché invece di migliorare la pulizia per le strade, secondo me, diciamo, le strade sono sommerse dai rifiuti e questa è una cosa molto negativa. Seconda cosa che chiederei così, migliorare la depurazione delle acque, in quanto il mare è una cosa che va rispettata. E un'altra cosa che chiederei è di migliorare quello che è il contatto tra il sindaco e i cittadini. Spero che la prossima amministrazione comunale si impegni di più per la sicurezza del cittadino. Vedo un po' le strisce pedonali, ad esempio. Una delle cose importanti per quanto riguarda il servizio della spazzatura e per quanto riguarda l'importo delle rate annuali che un pochettino eccessive sono. Penso che ci sia tantissimo da lavorare su più aspetti, per questo è difficile fare il sindaco di questa città. E chiaramente l'aspetto turistico è da tenere in fortissima considerazione, anche perché credo sia l'unica fonte economica per la nostra città. Lei si guarda in giro e si dia la risposta. Grazie. Io spero un attimino che si focalizzi il bisogno primario dei cittadini, che sì, oltre a quello di essere un po' più attenti sulla, diciamo, pulizia e sull'amore verso alcuni siti come il centro storico, che però devo dire onestamente che anche questa amministrazione ha cominciato. Cercare di dare lavoro alle persone. Sicuramente va data una maggiore attenzione alla pulizia, anche se l'amministrazione, devo dire, fa del suo meglio, però è la popolazione che va educata, secondo me, per mantenere la città pulita. Questo è il primo aspetto. E poi l'arredo urbano e il verde pubblico. Guardi, qualsiasi amministrazione per me sono tutti sorelle e fratelli, sono tutti uguali. Intanto la pulizia, La stessa cosa stavo dicendo io. intanto la pulizia che è primordiale, poi controllare l'erogazione dell'acqua, anche se ha un appalto privato, però controllarla, perché è sempre un bene primario per la città. Principalmente la pulizia, perché io abito in centro e il centro è frequentato da molti turisti anche, che si fermano volentieri, vengono volentieri, però la pulizia è essenziale. La spazzatura, la prima cosa in assoluto, città molto sporca. Al prossimo sindaco io chiederei che prima di tutto sistemare la città per quanto riguarda la questione della sporcizia, dell'immondizia e tutto. E poi cercare delle soluzioni per le persone meno abbienti, per poter dare un sussidio alle persone che non riescono a sopravvivere. E immagini che dopo c'erano tante persone che lavoravano in nero e adesso queste persone si trovano a non avere niente in tasca, quindi a dare una possibilità a queste persone di sopravvivere. Tutto qua.